vi faccio vedere da capo come dovete collegare i vari componenti. Allora, prendete l'Android Box e collegate l'USB al touchscreen, sempre dall'Android Box collegate l'uscita video verso il touchscreen, quindi avete questi due cavi, ogni dispositivo ha la propria alimentazione. Poi dovete collegare il wifi dell'Android Box verso il router wifi che avete comprato, utilizzando un IP fisso oppure utilizzando il router che avete già in casa collegando l'Android Box al router di casa. Il router di casa verrà collegato sempre al computer che state utilizzando, se invece avete comprato il router solamente per l'Android Box collegate via cavo il router al computer. Ovviamente per avere un segnale più sicuro è sempre meglio utilizzare il cavo. Ci sono stati alcuni casi, ad esempio nel mio caso non riesco a collegare via cavo l'Android Box verso il router, nel caso del mio collega ad esempio l'Android Box è collegata via cavo verso un router. Quindi ci sono questi due casi, in ogni caso eh, comunque il Wi-Fi funziona, con IP fisso ancora meglio. Sul computer una volta installati i programmi che vi ho fatto vedere prima avrete l'Imur Daemon e l'UpMidi. Limur Demon serve appunto per connettere Limur quindi sul touchscreen al computer quindi lui rileverà poi in questa schermata i vari dati che arriveranno dal touchscreen. Invece Loop MIDI servirà appunto per interfacciare Limur Demon verso Cubase nel nostro caso. Adesso passiamo al touchscreen. Quando acquisterete l'Android Box ovviamente come in un cellulare non ci sarà niente di installato. Sarà a noi poi a decidere cosa installare. Il wifi è è collegato a Limur Dave, che è la rete wifi che sto utilizzando. Andate poi sull'Android Store collegando via internet e, e acquistate l'Imur. Eh, in questo caso, non è necessario che ci sia internet poi nel collegamento per utilizzare l'Imur. È solamente un collegamento che serve appunto per scaricare il programma. Quindi se volete connetterlo direttamente al wifi di casa, poi utilizzate la rete. Appropriata quella dedicata a Limur semplicemente poi nel momento di utilizzo con Cubase. Adesso finalmente abbiamo collegato poi via wifi il touchscreen al computer qui attraverso il router e, av e avviamo per la prima volta Limur. Vedete che in questa schermata di Limur Demon sono stati rilevati appunto quali sono i vari collegamenti che vengono ricevuti. Vedete ad esempio qua Remote Port. Vedete che vi fa vedere che arrivano da questo Android Device 36. Ci sono Limur In e Limur Out. Avete un massimo di otto porte differenti. Eh, perché ci sono varie porte differenti? Questo perché potete utilizzare lo stesso Limur con più software e suddividere, ad esempio, le varie porte su diversi software o diverse funzioni che avete. Nel mio caso, sto utilizzando la 1 la 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma non tutte eh, sono in funzione, quindi nel mio caso ad esempio la pagina principale vi utilizza MIDI 2 che potete vedere sull'etichetta qui in alto, mentre la pagina di destra utilizza MIDI 4. Questo l'ho fatto per suddividerlo in modo diverso poi nella schermata di Cubase che riguarda appunto la configurazione MIDI. Sull'Immordimon non dobbiamo fare niente nel senso che lo configureremo poi direttamente dal touchscreen. Invece in loop MIDI bisogna creare un numero di porte pari a quello che noi vorremmo utilizzare. Allora noi le abilitiamo tutte in modo da essere sicuri e le chiamiamo in questo modo. Quindi mettete il nome qui in basso e poi premete sul più. Vedete che io ho fatto da MIDI 0 a MIDI 7, quindi sono in un totale di 8 porte. C'è sia un ingresso che un'uscita, quindi ho fatto MIDI 0 from Limur, quindi l'ho scritto qua in basso, più e l'ho aggiunta. Ad esempio facciamo un test, vedete che test più, vedete che la porta viene inserita qua in alto. Questo ci servirà poi per interfacciare Limur insieme a Cubase. Eliminiamo. Questi dati invece sono dei numeri che ci fanno vedere appunto se il canale sta ricevendo meno dei dati da Limur e verso Limur. Adesso passiamo al touchscreen, andiamo sull'ingranaggio e vediamo come configurare la prima volta. Allora, se avete un template, in questa finestra lo potete importare, usarne uno già disponibile. Che comunque non sono dedicati a cubase volendo poi ci sono dei preset nel mio caso vado a richiamare quello che sto utilizzando poi arriviamo alle porte midi vedete che su midi 0 abbiamo da 0 anche qua fino a 7 per un totale di 8 porte collego Dow dave che è eh, diciamo il computer midi 0 to limur in questa casella dall'altra parte metto midi 0 from limur quando premo su, sulla casella, vedete che mi fa vedere sul display tutti i device MIDI che in teoria sono stati collegati al computer. Vedete che vedo, ad esempio, la tastiera, utilizzo PCF2000, la parte MIDI. Vedete che sono tutti disponibili. Queste qui invece sono le porte che noi abbiamo creato su Loop MIDI. Se non vediamo niente vuol dire che c'è un problema di rete, oppure che Loop MIDI non è stato configurato e quindi non possiamo interfacciarlo col computer. Tutti questi passaggi sono comunque spiegati anche nei video che vi dà eh, appunto il sito di Limur. Quindi eh, più nel dettaglio ve lo, ve lo spiegherà poi il sito. Una volta configurate tutte le porte che possiamo decidere anche di non usare, quindi se non usate alcune porte potete anche non configurarle eh, perché tutte tanto non vengono usate nel template. Io le ho configurate tutte per comodità ed essere sicuro che sono già a posto. Allora in questo caso finalmente abbiamo il touchscreen collegato a Loop MIDI. Loop MIDI, o meglio il touchscreen, viene rilevato da LimorDemon che sono le stesse porte che abbiamo visto sul touchscreen. Eh, quando aggiungete una porta la vedrete apparire poi in questo programma, in modo da farvi capire che è stato collegato correttamente. Questi due programmini vi consiglio di eh, aprirli appena apre il si accende il computer, quindi mettetegli lo startup automatico in modo che non dobbiate aprirlo ogni volta che accendete il computer. Supponiamo di avere il nostro template a disposizione, di conseguenza adesso dobbiamo andare a vedere su Cubase cosa fare. Allora proviamo a vedere. Ok, adesso siamo su Cubase, quello che dobbiamo fare è innanzitutto verificare le porte MIDI, quindi andiamo su Studio, Configurazione dello Studio. Allora qui in alto, su Configurazione delle porte MIDI... Dovete vedere questi MIDI 01, 02 eccetera che sono i canali MIDI che ci ha creato loop MIDI, quindi il programma che abbiamo abilitato prima. Eh, cosa dobbiamo fare? Possiamo disattivare alcune porte che non vogliamo utilizzare, ad esempio MIDI 0 e MIDI 1 non vengono utilizzate nel caso di Cubase, nel mio caso, e quindi li ho messi non visibili poi dobbiamo togliere da all midi in, altrimenti eh, cosa succede? Succede che quando premiamo un tasto rischiamo di suonare lo strumento di virtuale o di cambiare, ad esempio, i preset o eh, creare delle automazioni perché i canali i, i segnali midi che arrivano da Limur eh, sono di diverso tipo tra cui anche note on, quindi è come se premessimo un tasto della tastiera una volta che abbiamo configurato quindi tolto all MIDI in e spento le, i canali del loop MIDI che non ci interessano, passiamo alla fase successiva. Dobbiamo creare dei dispositivi generici per interfacciare, fare in modo che Cubase sappia quale messaggio riceve dal touchscreen e cosa fare nel suo, nel suo Cubase. Quindi dobbiamo andare sul più e facciamo dispositivo generico, nel mio caso ne ho aperti già tre. Vedete che abbiamo un ingresso MIDI, nel mio caso utilizzo lo 02 che è la pagina principale, abbiamo MIDI 02 from Limur, MIDI 02 to Limur, in questo caso è bidirezionale quindi ci arrivano i messaggi da Limur ed è possibile rimandarli indietro nel caso ad esempio dei feder del volume. Poi sono state create tutti i parametri che sono stati creati in questo caso, quindi dopo vedremo appunto sul Limon Editor cos'è stato fatto. Quindi questi sono tutti i parametri che vengono usati dal touchscreen nella schermata dedicata a MIDI 02. Vedete che sono formati da vari preset di editor logico, macro e così via, e alcune funzioni principali dispositivo generico 2, quindi ne abbiamo creato un altro è dedicato invece al midi 04, che è un'altra schermata che è questa qua sulla destra. Infatti vedete che midi 04 e midi 04. Altre funzioni che ho fatto, in questo caso alcune sono ancora da sistemare. E poi c'è un midi generico 03 che ne utilizzo con la BCF 2000 che è un altro controller midi, ma in questo caso è stato scollegato. Per quanto riguarda invece i controlli rapidi che troviamo ad esempio qua, Rapidi VST, vedete che questo è dedicato a MIDI 03, anche qua MIDI 03 e MIDI 03. Controlli rapidi delle tracce, anche qua la prima schermata, sempre MIDI 03 e MIDI 03. Vediamo adesso meglio nel dettaglio invece sul programma Glimmer Editor per capire. Uh, che cosa è stato fatto purtroppo spiegare tutto è veramente lunga ed essendo composto da più passaggi è difficile veramente uh, spiegare tutto quello che serve per conoscere l'imur nel mio caso nel tempo ho imparato un po di funzioni è molto più difficile è un po più difficile di Tachosh ma il senso è molto simile poi sto valutando di fornirvi due versioni del template una che probabilmente metterò eh, a offerta diciamo che comprende il complete il template completo con tutte le funzioni e soprattutto ci sono già tutte le funzioni dell'editor logico salvate che è veramente un lavoro molto lungo non è solamente un lavoro di configurare il touchscreen ma è il lavoro più lungo è poi quello di fare tutti i preset su Cubase in modo che si colleghi tutto nel modo giusto e poi fare un template, un secondo template free con delle cose di base che potete utilizzare per iniziare a capire come funziona Limor e poi modificarvelo, quindi io cercherò di darvi tutte le informazioni che vi servono per modificare il vostro template quindi potete decidere anche di partire da zero se avete già delle nozioni o se volete imparare ovviamente trovate un mucchio di video dedicati a limo allora in questo caso limo editor è appunto un editor che si configura con l'android box e serve per eh, collegarsi al touchscreen ora allora, se andiamo su play esce questa schermata come vi ho detto prima l'android box a un IP fisso quindi, conoscendo l'IP, è possibile collegarsi direttamente. Se non avete l'IP fisso, in teoria dovrebbe apparirvi già qui, ma a volte ho visto che ci sono un po' di problemi. E non è un problema legato a questo quest Android Box, ma è un problema simile che trovate anche su Touch OS e sistemi simili. Sempre un problema di rete. Nel nostro caso. 192.168.07 che è l'IP fisso di Limur. Download, adesso in qualche istante vedete che il template è finito sul computer, sull'editor. Questo è veramente comodo come potete immaginare per fare l'editing e creare quello che vi serve. Allora nel nostro caso torniamo sulla pagina principale. Come strutturato tutto il template? Allora, vedete che c'è la parte sinistra, questa evidenziata è staccata completamente dalla parte destra. Se premete poi qui in alto Limur Syncro, vi permette di fare delle variazioni in questa pagina e di trovarvele direttamente modificate sul touchscreen. Poi, basta salvare. Il template sul computer e lo salvate anche all'interno di Limur, quindi andate sull'ingranaggio, il nome del template e fate save. Quindi in modo che è sempre bene avere un backup anche sul computer, ovviamente. Poi tutto è suddiviso in diverse pagine. Alcune cose poi le toglierò e le aggiornerò, voglio solo farvi vedere un po' di cose. Ad esempio, vedete che questa casella è formata da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caselle intere, quindi è una riga completa. Qui in alto a sinistra avete tutto quello che riguarda la configurazione per mandare i messaggi verso il computer. Allora, qui in alto ci può essere utile il target, che è questa la seconda etichettina bianca, e appunto quale porta vogliamo utilizzare per... Mandare i dati, nel nostro caso avevamo detto MIDI 02. Io ho messo anche l'etichetta qua in alto. Poi, siccome sono 10 caselle, eh, possiamo fare in modo di non configurarne una per volta, ma semplicemente eh, dirgli fare da 1 a 10. Quindi in questo caso sono messaggi di note on, come se premessimo il tasto della nostra master keyboard, quindi da 1 a 10 note on. Tutti gli altri parametri, vabbè, c'è anche il channel MIDI, quindi da 1 a 16, se vogliamo configurarlo in modo diverso. Siccome non utilizziamo il touchscreen per suonare, sfruttiamo i noton, che ce ne sono veramente tanti, oppure anche i control change sui vari canali MIDI, in modo che tutto possa avere ovviamente il suo spazio predefinito. Poi se andate su Proprietà... Potete etichettare questa parte dandogli un nome, quindi l'ho chiamata quantizzazione. L'etichetta è possibile anche poi vederla mettendogli il label qua. Vedete che in alto c'è l'etichetta. Ovviamente poi dovete ridimensionare in base a quello che volete fare. Nel caso in cui abbiate un touchscreen di diversa risoluzione, ovviamente importando questo template va poi ridimensionato. Quindi questo è un'altra cosa da considerare. Come si fa a immettere delle scritte? È abbastanza complicato, nel senso che l'unico modo per farlo è stato estrapolare una sorta di codice da un altro template e immetterlo nel mio. Quindi quello che vi lascerò è andando su sulla finestra qua a destra Project, premendo su, sull'oggetto che volete modificare, vedete che c'è Onload, qua in basso. Trovate queste scritte rosa. Vedete che deve esserci aperta parentesi graffa, eh, accento o apostrofo, eh, quello che volete mettere nel tasto, chiusa apostrofo e virgola. In questo modo poi, vabbè, chiusa parentesi graffa e punto e virgola. Io non, non sapendo esattamente Cosa sia? Ho semplicemente ho preso una parte di codice che funzionava e l'ho immesso per creare il mio template, ehm, se volete modificarlo, ovviamente rinominate le scritte che vedete qua in basso. Non è possibile farlo da nessuna parte se non attraverso questo sistema che è molto più scomodo in confronto a Tacios, ad esempio, facciamo un altro caso. Vedete che questo è ottava su e giù. Vedete che è sempre notone, midi 2 e il pitch che corrisponde alla nota eh, va da 71 a 74. Quindi 71, 72, 73 e 74. Vi faccio vedere ad esempio il fader. Vedete che anche qua la schermata cambia. Channel. channel. Eh, non potete mettere il nome. Questo nome sull'etichetta è quello che trovate qui in basso a sinistra. Poi sui fader è molto bello perché si possono immettere diversi parametri come la resistenza eh, del fader eccetera. Se volete sbizzarrirvi ci sono parecchi tutorial in rete. In questo caso siamo su MIDI 4 e utilizziamo il control change. Perché ovviamente la gestione è diversa, ovviamente questo è solo un tasto che richiama una funzione. Quindi, come se fosse un tasto momentaneo. In questo caso il control change ci serve per forza, perché deve fare in modo di immettere diversi valori per i vari punti in cui si trova il fader, quindi un massimo di 128 punti. Quindi, control change, scale da 0 a 127, quindi i 128 valori, controller CC1, quindi questo è il CC da 1 a 1 perché abbiamo un solo valore quindi questo è il nome e il numero che ci serve poi da eh, utilizzare su Cubase canale 1 poi vediamo se ad esempio i controlli rapidi qua c'è un numero fare anche questo numero è stato un po complicato semplicemente ho immesso questo monitor che è questo che trovate qui, vedete che quando lo importo vi dà un'altra un cosa, è un monitor con una formula che si chiama fader 9, che in questo caso richiama il fader 9, quindi deve avere il nome appropriato del fader, punto x per 127, la formula che ci serve per fare in modo che quando muoviamo il fader, Vedete che i valori vanno da 0 a 127 in questo caso è MIDI 3, sempre un control change 9 ad esempio. Adesso torniamo un attimo su Cubase per fare un esempio pratico. Vedete che i controlli rapidi delle tracce sono controller canale MIDI 1. L'abbiamo utilizzato noi e sono questi i numeri che abbiamo usato prima. Come facciamo a configurarlo? Possiamo immettere a mano questi dati e li mettiamo uguali a quelli che avevamo prima. Quindi ritorniamo un attimo indietro, controlli rapidi VST in questo caso, fader 9, control change, midi 3, controller 9, canale 1, torniamo qua. Fader 9 è il nome che abbiamo messo noi. Canale 1, indirizzo 9, ricevi e trasmetti. Eh, ci serve per fare in modo che i dati arrivino a Cubase e da Cubase tornino indietro. Altrimenti il fader non si sincronizza. Come facciamo? Ad esempio facciamo apprendi. Vedete che se adesso io utilizzo un altro fader mi prende l'indirizzo sbagliato quindi utilizzo fader 9 e si configura il fader 9. Applica. Poi posso esportare e salvarlo in una cartella del computer. Io ve lo consiglio caldamente perché a volte non so per quale motivo si rischia di perdere quello che abbiamo salvato e non è tanto il problema dei controlli rapidi, ma è il problema dei eh, controlli generici che essendo ce ne tanti, vedete che diventa poi un disastro. Adesso vi faccio un paio di esempi e poi dovremmo aver più o meno detto tutto quello che riguarda almeno capire quali sono i primi passi ovviamente poi se mi fate delle domande specifiche cercherò di aiutarvi ad esempio tornando alla quantizzazione torniamo su Limo editor vedete che avevamo utilizzato MIDI 2 note on canale 1 e il pitch va da 1 a 10 cosa si fa in questo caso? Questa è la schermata che serve appunto per dire ricevi questi dati dal touchscreen, quello che hai ricevuto fammi una funzione su Cubase. Allora in questo caso funziona in questo modo. Si aggiunge, si aggiungono anzi varie voci quanti sono i tasti che noi abbiamo creato. Quindi io ho aggiunto tutte queste. Poi viene rinominato, in questo caso sono le mie quantizzazioni che trovo qui in basso. Il nome ovviamente non deve essere per forza uguale identico a quello dell'etichetta, il nome è solamente per riconoscerlo poi su Cubase. Allora vedete che se facciamo apprendi lui dovrebbe rilevare già tutto, ovvero MIDI 2 l'abbiamo configurato, adesso io premo un altro tasto in modo che si resetti, vedete indirizzo 8, noi sappiamo che la quantizzazione 1 1 è canale MIDI 1 indirizzo 1. Valore 127 che è il massimo. Eh, vedete che se avete configurato tutto giusto, andrete poi a fare apprendi su ogni voce che avete aggiunto a Cubase. In questo modo eh, dovrebbe funzionare tutto. Ovviamente, vi consiglio di non immettere i dati a mano, ma di farne passare uno a uno e toccare il comando. Eh, Predefinito e fare apprendi in questo modo potete verificare esattamente se avete impostato tutto nel modo corretto. Sulle bandierine qua solamente ricevi va bene per questi comandi, quindi per i pulsanti in questa schermata va bene ricevi perché non è necessario che ritrasmettano all'imur LIMUR il messaggio, perché sono solamente dei pulsanti momentanei. Una volta creati create queste voci, si creeranno in automatico queste qua sotto. Questo è il punto in cui si fa in modo di dire questo comando qua che è rilevato, fammi qualcosa su Cubase. Allora, cliccate su periferica e trovate un elenco di cose. Comando è la funzione più utilizzata perché in generale vi farà aprire il menu dei comandi vari. Poi trovate categorie di quantizzazione, cliccate sulla eh, voce valore. Imposta la quantizzazione a 1 barra 1 in questo caso bandierine non vi fa selezionare niente. Eh, ovviamente, vedete che ci sono parecchie cose, ogni funzione ha una struttura differente, molte sono sotto comando. Per quanto riguarda appunto la pagina, general, poi, ad esempio, vedete che nella pagina. 4, che è la sezione a destra scusate del MIDI 4 vedete che non siamo sotto comando ma siamo sotto VST Mixer che abbiamo selezionato qua e ci darà poi eh, fuori diverse funzioni che prima non potevamo vedere ovviamente conoscere tutto ci vuole parecchio tempo non è immediato ma per configurare al meglio il touchscreen siete obbligati a imparare tutte le funzioni oppure a scaricarne uno che è già fatto eh, vi consiglio comunque per capire se volete aggiungere delle funzioni che io non ho messo, vi convenga magari, capire se vi conviene guardare le funzioni che ci sono disponibili. All'inizio c'è da perderci tantissimo tempo perché a volte non si trovano le funzioni che vogliamo richiamare, però effettivamente c'è praticamente tutto. E qui troviamo quelle che sono di base impostate già da Cubase. Se andiamo giù, queste che riguardano l'editor logico o l'editor di progetto, ovviamente sono state create e customizzate. Quindi qua poi faremo un altro video, perché se no diventa troppo lunga, queste voci qua non le troverete, o comunque ne troverete solo alcune, le altre sono state fatte tutte in base a quello che mi serviva quindi eh, non è possibile configurarlo in modo istantaneo se non avete creato dei preset nell'editor logico. Per questo video è tutto, spero che sia stato più o meno chiaro nei vari passaggi perché ci sono stati veramente tante tante cose su cui farvi vedere. Eh, lasciatemi qualche commento se vi può essere utile. E poi passeremo a un altro video dove parleremo appunto dell'editor logico e di alcune funzioni alcune funzioni le ho fatte già vedere negli altri video molto brevemente quindi se siete in grado o volete sperimentare avete tempo di provare un po' di opzioni vi consiglio di riguardare alcuni passaggi degli altri video che riuscirete di sicuro a configurare alcuni aspetti dell'editor logico ci vediamo nel prossimo video ciao